E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come aggiustare questo NetFramework 3.5 Error 0x800F081F. Ok, allora, per risolvere questo problemino non ci vorrà niente, tanto un video che, come potete vedere, 2-3 minuti di video. E allora, ecco che cosa dovete fare. In descrizione c'è il link dove vi porterà a scaricare questo pacchetto Microsoft di NetFramework, che è molto importante. Allora, che cosa dobbiamo fare? Una volta scaricato, andiamo sulla cartella, questo PC, e andiamo sul nostro disco locale dove abbiamo installato il nostro carissimo Windows Digi. Sì, ecco. Metto la cartella qui. Continua. Esatto. Ok. Poi andremo un attimo ad aprire il nostro CMD, quindi scrivete prompt dei comandi oppure fate direttamente start più R, poi scrivete CMD. Ecco, però noi dobbiamo aprire questo prompt dei comandi come amministratore, quindi rifacciamo. CMD esegui come amministratore. Sì, perfetto. Poi andiamo a copiare questo codice. Non è proprio un codice, ma un comando. Quindi copia e facciamo CTRL V e facciamo CTRL V. Ok, e poi invio. Ok, attivazione funzionalità, perfetto. Credo che sì, si è risolto perché attività funzionalità 76,5%, 100%. Operazione completata. Ok, quindi abbiamo finito. Grazie a tutti per questa visione. Lascia like al video, iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi se avete dei problemi su altre cose, fatemi sapere e niente, vi aiuterò. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e ciao a tutti. Ciao.